averlo. Sto bene, Meglio. lei? Ha Com'è letto i stata lei? messaggi? Sì, ho riflettuto. Sì, ho letto sui messaggi pure dei numeri Che mi state abbastanza facendo continuare a interessanti. perdere solo Può te tempo? li fai abbassare la voce? Dei numeri anche Ah, devo abbastanza abbassare. interessanti, signorina Verde. Sì. Allora, mi ascolti un attimo. Mi dica. Intanto voglio fare una domanda sul riguardo dei messaggi. Sì. Che chiama Riguardo fuori commercio precisamente un ancora? rapimento e una coltivazione. Un rapimento? Quale rapimento? Specifico che c'è scritto Sì. la madre che non sa del figlio che è stato rapito. Io spero, cioè vorrei capire un attimino. No, stavo cazzeggiando con mio figlio, non si preoccupi. Chi è suo figlio? Mio figlio è un ragazzino. Si chiama Nome. Stevex. Cognome Verdi, immagino. Sì. Chi è il padre? Non c'è un Ok. padre. Ok. Una Poi triste c'ha. No. storia, volete sentirla? No, mi Sicuri? dispiace comunque, O no. subito, ora? Magari Più più tardi, più che tardi, va altro. bene, Non ci sono. va bene. Ora? Lo Un'altra controllo. domanda. Abbiamo praticamente Mantieni, trovato una mantieni. sostanza molto interessante, ok? Dove? Quando è Addosso a stata lei, addosso a scorso. lei scorsa volta che l'hanno arrestato, ok? Ah, sì. Quella sostanza colore azzurro o blu, ok? Dove l'avete reperito, sinceramente? Allora, l'hanno trovata i miei figli insieme a degli amici in un furgoncino e stavo cercando di fare dei soldi. Molto interessante il come si cambia versione ogni volta Sì, che hai esce da casa qualcuno. visto? Uno dice una cosa e lei dice un'altra. Chi è che sta Io vi ho mentendo di voi? detto la verità, poi. Anna, potresti accomodarti un attimino per parlare? No, sto bene in piedi. Stammi in piedi, sono Grazie molto mille, in felice. piedi. Più che altro, Anna, il fatto è che quando mi prendono, cioè più che altro, quando si la prende per il culo una persona, dà abbastanza fastidio perché si perde tempo in generale. Preferisco che te mi vieni direttamente ti sta prendendo per il culo, che tu mi venga a raccontare Io non la storie che sto sono. prendendo per il culo, signore. Stia tranquilla che se glielo sto dicendo Sì, c'è un sì. buon motivo. E come stavo dicendo anche al signor Renatino Verde, il Sì. Io fatto che ci si crede intoccabili non significa l'essere non mi credo intoccabili. intoccabile, non mi credo nessuno, lei invece? No, no, non sto dicendo che lei si crede intoccabile, le sto facendo un semplice esempio. Io sto Come. facendo un esempio? No, io le sto facendo un Ah, esempio. ok. Stavo Poi. dicendo. Sì, Stavo vai, vai. dicendo, per l'appunto, il credersi intoccabile alle volte porta al, fo cioè al focalizzarsi su questo punto Ma qua, io che ripeto, non effettivamente. mi credo Ma intoccabile. infatti non mi sto rivolgendo a lei, le sto Ma facendo mi un sta esempio in dicendo il generale. credersi intoccabile, penso. Perché me lo starebbe dicendo No, è se un no. esempio. È un esempio generale, la prenda come un esempio Ah, generale e capisco. non rivolto a lei. Stiamo parlando di cose che non c'entrano nella situazione. Ovviamente non c'entrano con lei le Ah, cose che ok, sto dicendo, allora. non si preoccupi. Se vuole vi racconto della mia infanzia. Aspetti un attimino, mi Va lasci finire. bene. Le faccio delle domande più precise, poi in Vale. caso vorrà raccontare, racconterà. E stavo dicendo, il credersi intoccabile non Sì? significa un essere effettivamente. Cioè, sì, è un essere intoccabile, perché magari si è veramente E chi è intoccabili. intoccabile? Ma le persone sono intoccabili dentro la Lei è città? Dipende intoccabile? dai punti di vista. Cosa vuol dire intoccabile per lei? Che Lo scopre. begli occhiali comunque. La ringrazio, li ho rubati. Oh Comunque, stavo no! dicendo Ma che. come li hai rubati? Dove? Stavo dicendo che, per l'appunto, essere Io l'ho preso, intoccabili li ho presi magari è in negozietto vero. in spiaggia, se li abbiamo uguali. Magari è vero, si è intoccabili. L'essere intoccabili però non significa il fatto che nessuno ti vede mentre fai determinate cose. Ok. Comunque, proceda pure, collega. Vai, Allora, te dicendo. abbiamo trovato un numero che apparentemente mi alletta molto, signorina Verdi, ok? Cioè? Io le farò attivare il telefono, per favore, agenti, guardatela. Mi deve dire soltanto questo Non ho un numero. telefono. Datemi un telefono, gentilmente. Avete finito col signore di là? Va Io a quello lo mando in carcere. bene, fatele pure. Ok, Anche guardate il se... telefono e mi deve guardare nella Posso? rubrica, certo, però non può Aspetta, mandare aspetta, messaggi. aspetta. Nella rubrica? Esatto. Sì. Sì.
Mi deve guardare esattamente sì? tutti i contatti numero... salutati pure. No, 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 mi interessa soltanto un numero impreciso. Cioè? 82-280. Oddio, qual è? Non so come l'ha salvato lei. Però era nei suoi chiamati recenti. Vada nelle chiamate recenti e ci dica tutti quelli recenti, so? Dal allora, penultimo, se il volete penultimo. Vi dico tutti i numeri, chi sono. Facciamo il penultimo prima. Mi serve. Il penultimo... Se mi ricordo la bene, chiamata penultima, aspetta. Intendi la più recente come penultima? Anca? No, no, penultima in verso il basso. Quindi ah, Gucci? Oh, è un tipo che ho incontrato in ospedale. Com'è che hai detto che si chiama? Scusi, Gucci. Ok, cosa ti ha detto questo Gucci? Boh, mi ha detto che si occupa di varie cose in città, non ho capito. Cosa ti ho offerto? Cercavo lavoro, ha detto che c'aveva varie attività e volevo lavorare in meccanico. Non però... ti ha detto più nulla questo Gucci? No. A chi che devo dare il telefono? Al numero 61. K61. Ok, quindi questo Gucci ti ha detto praticamente... Sì, che ha varie attività in città, che lavora in varie attività. E poi quando lo chiamavo, perché... mi aveva detto tipo di uscire, quando lo chiamavo era sempre impegnato e l'ho lasciato perdere. Ah. L'ho incontrato solo una volta. Signora o signorina? Sì. Sì, cosa? Ah, io, signorina. Signorina era Anna. Una domanda. Sì. Ok. Si ricorda quando è stata ammanettata circa 5-6 giorni fa? Sì. Presso la parte nord della città, sì. Aleto per intenderci, quella zona lì bene o male, dove c'è la banca, la Blaine per intenderci. Non mi ricordo di preciso, so solo che sono arrivata qua, ma non mi ricordo dove, sincera. Quei 5-6 giorni fa circa, si ricorda che è stata ammanettata o no? Io mi ricordo che ero venuta in carcere, ero stata arrestata. Era stata arrestata, però... quindi era, di conseguenza è stata ammanettata. Sì, sì. E allora, a lei le abbiamo trovato della sostanza stupefacente, sì, giusto? Sì. Ok. E mentre noi stavamo per ammanettare lei, i suoi compari, tra cui anche il signor Renatino, guarda che coincidenza anche quest'oggi, ci hanno aperto il fuoco. Quanta quantità stupefacente aveva lei al tempo, se lo ricorda o glielo devo ricordare io? Non mi ricordo neanche quando è successo, sinceramente. 5-6 giorni fa, circa, non vorrei sbagliarmi. Io mi ricordo il giorno in cui mi avete arrestato e mi avete portata qua. Sì, 5-6 giorni fa, giusto? Se non ricordo male. Quando? Me lo dica lei. Non mi ricordo di preciso, però sono arrivata qua. Il 25, glielo dico io. Ok. Space, stai salvando tu e scrivendo? Perfetto. Avevate un quantitativo di questa sostanza, cristalli blu, riconosciuta come Blue Sky. Una droga che sembra quasi una droga dello stupro per gli effetti collaterali che dà. Di 180 grammi di... Chi è che sta sparando, mio Dio? 180 grammi di questa sostanza. Ok. Le sembra essere un quantitativo molto alto, giusto? Non è mica sì. Piccole dosi. Sono molto ignorante, quindi non so quindi, dire. È molto ignorante, va bene. Sì, sì. Quindi, diciamo... che voi, per quanto mi riguarda, non siete dei piccoli spacciatori, perché punto primo, avete avuto sia un grosso quantitativo, quello che vi abbiamo trovato, figuriamoci quello che non vi abbiamo trovato, ok? Quindi da 180 posso presumere che ne avevate almeno 200, 220, giusto? Non lo so, signore, le non ripeto, so. Non bene, ho preso le mia... cose e stavo solo cercando di fare perfetto. Dei soldini. Non è che siete dei sono piccoli accurati. Spacciatori con il suo gruppo, capito? Beh, in realtà sì. Piccoli abbiamo... spacciatori che hanno quantitativi di sostanze stupefacenti, diciamo che abbiamo pesanti. Iniziato, sì, perché le abbiamo trovate a caso, come ha detto il suo collega. Caso. Comunque, a caso dove? Dirle... Come? In un furgoncino. Sì, in un detto furgoncino, un'altra cosa. Certo. L'uovo di Pasqua pure c'era? Sì. Che gusto era? Cioccolato bianco. Ottimo, ottimo, mi fa piacere che l'ho assaggiato. A lei piace prendere per il culo, vero? No, a lei le piace prendere per il culo, signora. Ma io non prendo per il culo nessuno, anzi, signorina. Sto dicendo la verità, poi. Posso chiederti una domanda? Dimmi. Siete collegati per caso al civico verso dove vi abbiamo abbattuto? Cioè? Verso dintorni là. Dove vi abbiamo praticamente abbattuto. Mi puoi dire dove ci avete abbattuti? 117 120, circa, 127. Assolutamente no.
E perché avete aperto il fuoco contro la Dov'è la polizia? signorina Signora che aperto il non sa fuoco? parlare? Signorina che non sa parlare, dov'è? Ma Ma quest'altro che sta facendo? che È succede ancora fuori? qua, ma non lo mandi al carcere. Comunque, ripeto, io non ho aperto il fuoco. E chi è che ha aperto il fuoco La allora? signorina che non Non sa lo parlare, so, dov'è? non ho aperto il fuoco. Ma che peccato, mi dispiace. Avevo un buon dottore di locopedia, State se dicendo che voleva. ho aperto il fuoco? No, no, non sto dicendo nulla. E beh, cioè, ti l'avete metto appena ancora qua, detto. porca Posso troncio. Cioè, vedere scusa, delle mi fai immagini domande? dove io Non ha abbia aperto aperto lei il l'oggetto? fuoco. Scusi, mi scusi. Lei è passato per Ah, un civico interdetto con questo qua. ok. E perché mi avete detto che ho aperto il Oh, fuoco? non avrò sbagliato a parlare sicuramente. Ah, Le voglio questo dire qua io. comunque. Abbassate le Mi sta picchiando questa gente col corde. manganello. Vado. Abbassate Stanno le facendo abuso di corde. Abbassate potere. le corde. Mi sta. Puh, puh. Povero stronzo. Ti ripeto. Vabbè, ma non è che lei è nello Stavamo parlando stupore. di questo soggetto, giusto? Che ha Sì, il dentro, numero. che senza la divisa, senza Sì, l'elenco ma non non ho mi ha capito un detto che ha cazzo. praticamente varie attività, Vai, vai. eccetera, nulla di che. Succhiami lo scroto. Scusami. Nulla. L'unica cosa che puoi fare è solamente la Gucci multa. gang. Devi stare zitto, zitto, senza palle. Senza E palle, io? posso Su chiederle 10 agente? fight ne abbiamo persi 2. Agente? Io devo Capitano? passare queste cazzo Gemè, di non sono Potresti capitano. gentilmente. Non sei capitano? No, magari dica. Come mi dica. Ma possiamo continuare Sì, assolutamente. Cosa devo fare? Se Da poteva che parte andare a del signore mi arrestare chiedo? quello che urlava. Proprio Chiedo di mandarlo in abbassare. carcere se è possibile. Credo di essere stato un po' cattivo. Ma è stato mandato al carcere? Ok. Diciamo che gli ho un po' gridato addosso, però vediamo. Ora si smette, infatti. Comunque. Allora, questo M hai detto che ha varie attività, eccetera, e tu cercavi M. lavoro, eccetera. Siguchi, scusami, M, ti ho Chi sbagliato. c'è M? No, 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 Il signor Gucci, Gucci intendeva, Oh, aveva ok, si chiama sbagliato. M? No, 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 stavo stava parlando facendo di M per dell'agente. pensare. M. Quando pensi uno No, ti manca stavo la parola, parlando dici dell'agente M. mio che si chiama M, stavo pensando a lui. Capisco. Praticamente questo Gucci hai detto che c'ha varie attività, eccetera, giusto? Sì, da E lui quanto mi ha te detto. lo... Ok. Non l'ho mai Questo. vista, però. Ok. Era mascherato in ospedale, scusa. No, non ho mai visto questa attività. Non sono. Che Diciamo che aspetto l'ho aveva? visto solo una volta. Allora, lui mi ha detto che viene da una famiglia ricca, era vestito da fighetto, con una tuta, insomma, sai come si vestono Sì, ho capito. E i aspetto com'era? ricconi, i figli dei ricchi. E capelli corti, boh, non mi ricordo molto, ripeto, l'ho visto solo quella volta. Ok, aveva tatuaggi? Ok, Mi pare di sì. anche in Però non faccia? sono sicura. Non ci ho fatto caso, sai? Cioè, non mi Chi odio. spara? Controllate per cortesia. A me non mi ricordo. Check. Cosa? Va a controllare. Ok ragazzi, non falso allarme, falso allarme. Ok. Mafia, signori, hanno distrutto la telecamera per picchiarmi. Signori, hanno distrutto la telecamera per picchiarmi. Aiutatemi. Tenente, ci pensi tu? Sì, ci penso io. Aiuto! Che tanto a che serve? Hanno distrutto la telecamera, gente, per picchiarmi. Quindi, Poi. se ho capito bene, lei ha due Con il figli, fucile, mi ha giusto? sparato col Cosa? fucile. Se ho capito bene, lei ha due figli, giusto? Tre. Va bene, Sì. finisco Però con uno non lo vedo lei, da un facciamo po', le non so somme, che fine ha ok, fatto. Spades? Ma no, non ho detto un cazzo, non sanno un cazzo. Non ho capito, Non so se c'è intendeva ancora la quanti signorina che figli, non sa scusi? parlare. Ah, eccola. Ne ho Signorina. tre, ma uno non lo vedo da Ma un mica si è po', offesa è col figlio. scappato. Sono minorenni? Scrivi, No, se, sono mi, signore, maggiorenne. mi No, scusi, sono ma hanno distrutto maggiorenne, la telecamera ok. per E quindi picchiarmi. Li ha questi. adottati quando erano E ancora giocano coi furgoni. con i furgoni. Ha detto lei che giocando hanno Beh sì, trovato. magari giocavano a nascondino, che cazzo ne Ah, a so. maggiorenni, a 18 Sì, anni, giocano ma ancora a perché lei nascondino. non capita? A me capita, è Beh, non so. divertente. Sì, giocavano a nascondino con Deve, voi dovre, criminali. dovreste Fuori, sì, prendere sono la vita un po' tutti più alla fuori. leggera, Ci divertirvi giochiamo di più. ogni giorno con i Ma criminali. mi fa Oh, questo è il piacere. manganello. Visto? Guarda che
Ci sono anche noi. Beh, sicuramente non posso sostenere che esista proprio una criminale criminale, però ha fatto un atto illecito. E certo, perché continua a urlare, mi sono rotto i coglioni. Dici tu, per favore, urlando di abbassare la voce, così magari capisce. Io? Sì. Ma io non posso fare niente. Allora, lei dice che è una piccola spacciatrice, giusto? Non ci permette di fare una. Dov'è che è? Allora, non definisco spacciatrice in realtà. Beh, l'ho fatto. Vendere sostanze stupefacenti. No, l'ho fatto per provare a fare qualche soldo. E dov'è che va a spacciare? E con chi? Allora, sono andata sulla spiaggia solitamente verso 811 o via di lì. Comunque, ci sono andata una volta, penso, e è andata male, quindi non penso che ci tornerò. Signore, gentilmente, posso chiedere di venire un attimo fuori? Io? Sì. Che brutta la vita da sbirro. Sì. Dimmi. Va bene che... E adesso... Che ore sono, se posso chiedere, un po' di sonno? Sì, sono... Sono... Luna e 14. Però porca puttana. Lo so. Non lo so. Però... Fate dei brutti orari qua. No, perché sono stato io a vietarlo, ma quanto pare. Aspettiamo un attimo un secondo se il collega ritorna. Sì, tanto ormai sono tra Beh, se fosse un po' più collaborativa, magari sarebbe tutto un po' più semplice, no? Allora, non mi sembra di non essere collaborativa. Beh, mi insomma, sembra che sto... rispondendo a tutte le domande. Sembra che lei stia girando intorno alle domande. No, in realtà no, sono molto diretta, le sto rispondendo a tutto. Oh madonna, che salti. Gentilmente, in carcere prima che lo faccia alla io. Super Mario. Sì. Io lo mando a vita, dimmi. Comunque. No. Non esagerate, ragazzi, capite? Oltre alla Blue Sky, spaccio un ragazzo ancora qua. Sì, allora, sono andata una volta in un campo. Quale? Non mi ricordo il civico. Cioè, ti faccio vedere una mappa? Sì, potresti... sì, fammi vedere. Devo vedere. Sbatti mi ricordo. Tu, se vuoi. Allora, era al 3031, cosa? Sono andata una volta. Quello sbatte in cella, tanto è inutile. Controlla. Eccola qui. Sì, mi sono ricordata, era il 3031. Il 3031, sì. Che cosa c'è il 3031? Poi, non so, dell'erba. E poi? Boh, sono andata, ho provato a spacciare, no, però nessuno la comprava, quindi ho lasciato perdere. Ok. Quindi vi limitate solo a spacciare l'erba? Cosa? Spacciare l'erba più la Blue Sky, a parte quella volta. Ho provato, ma non è andato a buon fine. Conosce altri punti? No. Ok. Lei ha un posto dove vive? Sì. Dove? Al 582. Un bellissimo appartamentino. Ok. Oh. Cos'è quel rumore? È una sedia. È la sua sedia. Lei... Sì, è la sedia, chiedo. Allora. La sedia dietro il vetro. E vive da sola? A parte con, cosa? Ovviamente, con i suoi figli? No, i miei figli non vivono più con me. Diciamo che vivo da sola per ora. A volte vengono, a volte se ne vanno. Ormai sono grandi, cosa posso dire? Già. Se giocano a nascondino da soli. Ormai sono grandi, no? Eh sì. No, ma sono abbastanza... Non ne voglio sapere, sinceramente. Cosa? No, non stavo parlando con lei. Ah, ok. Ok. Aspettatemi poi lì, tanto ho finito quasi. Io ve lo ripeto, dato che il vostro... Scusami. Mi puoi dare giusto un secondino per riflettere su una cosa veloce? Assolutamente. Arrivo. Oh, pensateci voi, signori, ho finito. Arrivederci. Arrivederci, signori, grazie. Arrivederci. Signorino, ha bisogno di bere da mangiare? È un attimo che nei suoi pensieri.
Ha detto qualcosa di interessante? No. L'omertà. Buona giornata. Buongiorno. Ok, gentilmente, mandate, finite voi tutto quanto? Sì, e... dopo lo schedo io, dai. Il ragazzo dovrebbe essere già stato morto. Ok. Eccomi. Ho bisogno di cibo e acqua? No, oh, no, io sono a posto. Ok. Stava riflettendo su? Su cosa? Stavo pensando al mio gatto. Mm. Perché a quest'ora vuole ritornare, solitamente vuole... tornare verso quest'ora dentro casa. Quindi. Il suo ghetto. Gatto. Ah, è il suo gatto. Avevo capito il suo ghetto. Pensavo al suo ghetto. No, gatto, gatto. Ciao. Ho capito. Lui solitamente a quest'ora torna dentro casa, quindi. Mm-hmm. Stavo pensando che non c'è nessuno ad aprire la porta.